Nella vita c'è chi fa solo chiacchiere e chi fa anche le chiacchiere ripiene. Ciao a tutti e benvenuti qui, buon carnevale! Benvenuti nella nostra cucina sì, virtuale, ecco, bravo, anche a carnevale! Anche a carnevale, mi raccomando non buttate coriandoli che poi lei si secca che è tutto sporco. Non è vero, comunque, si arrabbia, buongiorno, buona domenica di carnevale a tutti! Pensavate che non facessimo neanche una ricetta per carnevale? Anche io pensavo di non farne. Ma invece poi, però, ci siamo arrivati. Però Enzo mi ha chiesto le chiacchiere e allora ho detto va bene, allora faccio le chiacchiere in famiglia più del solito e le faccio un po' diverse e le condivido sul canale. Avvertenza, nelle chiacchiere che vedrete io ho aggiunto un cucchiaino di lievito perché a Enzo piacciono più morbide, ma se le preferite croccanti e crocchiolose non dovete mettere lievito assolutamente, va bene? Ci sono due varianti, la variante un po' più morbida e la variante un po' scrocchia. O in alternativa la potrebbero mettere nel freezer per renderle più croccanti. Bene, quindi basta parlare, basta fare chiacchiere, andiamole a preparare. Andiamo. Ed ecco gli ingredienti per preparare le nostre chiacchiere di carnevale. Brava. Ripiene e non. Ripiene e non. Quelle ripiene le ripieneremo... Le rimpinzeremo con la nocciolata asiago e rigoni e con la marmellata di fragoline di bosco, fragole e fiorini di bosco, asiago e rigoni. Per questa preparazione di cosa abbiamo bisogno, carissima? 500 g di farina 00, 70 g di burro, 2 uova intere, 70 g di zucchero, un cucchiaino di essenza di vaniglia, mezzo cucchiaino di sale. Ora la parte difficile. Un cucchiaino di lievito di birra essiccato e poi del vino bianco. Noi siamo in Sicilia, voglio caratterizzare, quindi userò del moscato di Sicilia per aromatizzare le mie chiacchiere, chiamate anche frappe, chiamate anche bugie, chiamatele come vi pare, basta che le mangiate. Come prima cosa disponiamo, io non le faccio sul piano da lavoro perché mi serve il piano da lavoro pulito. Voi sapete quando si fa il pane in pasta a fontanella il piano da lavoro poi si pulisce dopo due giorni e mezzo. Allora inserisco lo zucchero, tutto, inserisco il sale, tutto, inserisco il burro a fiocchetti, fiocchettate ben bene il burro in modo che poi possiate amalgamarlo con le mani ben bene. Rompiamo anche le uova, stendiamo il lievito su tutto, il cucchiaino di essenza di vaniglia e con le manine sante ben pulite cominciamo ad impastare. Quindi rompo le uova e mano a mano impasto il tutto. Le sto facendo a mano, avrei potuto farle anche con l'impastatrice. Sarebbe stato molto meglio. Ma perché? Perché voglio farle come le fate tutte voi a casa. Con l'impastatrice. Manuale. Ah, manuale. Che è il bello di cucinare è anche sporcarsi le mani. Ora però non mi... con il fatto che ho lo smalto, perché l'ho messo stamattina e non lo tolgo per fare le frappe, tanto non mi si rompe perché ho un top coat tenace. Brava, brava. È meglio avere quello che i capelli. Dai! Dopo aver sgranato ben bene l'impasto è il momento di aggiungere il liquido. Il liquido in questione è il vino che renderà proprio le nostre chiacchiere caratteristiche. Allora, voi potete farle anche con l'acqua o con il latte, non succede nulla, però le vere chiacchiere sono col vino. Col vino, bravo. E quindi siccome noi siamo, questo è un canale verità, giusto? Si fa col vino. Dimmi tu. Vai amico, vai. Basta così. E un bicchiere me l'ho perso. E l'abbiamo perso per sempre, ragazzi. Che profumo che fanno col moscato. Vino assolutamente ad occhio, come avete visto.
ma ne avremo messi un 50 ml. A questo punto scaravolto l'impasto sul piano da lavoro perché devo lavorarlo energicamente e devo inglobare tutte le bricioline. Un goccino ino, sì, ma proprio ino, basta, basta, troppo. Naturalmente in queste ricette bisogna andare molto ad occhio, anche perché dipende anche dal calore delle vostre case, dall'umidità presente, insomma. Se vi sudano le mani. No, devono mettere meno. Vi prego, portatevelo. Vi prego, faccio una colletta, un sorteggio, un giveaway. No, ce lo chiederanno, qualcuno ce lo chiederà nei commenti. Cosa? Se mi sudano le mani, quanto vino devo mettere? Beh, bevilo. Certo, così già schifo, ma dai! Ma le dici tu queste porcherie? Ma tu poi ci metti il caso! Non a caso sono tua moglie. Scusatela, non è colpa sua. Allora. Ma che bello! Un bel panettino, fatelo venire, è bello liscio, quindi lavoratelo bene. Fatto un bel panetto, lo metto pochi minuti, non tantissimo. Pochi minuti a lievitare. Prepariamo il piano da lavoro con una bella spolverizzata di farina. Vuoi un altro bicchiere di vino? No. Qui ci stiamo dando le libagioni. Allora, dividiamo il panetto. Ne lascio una parte da parte. E queste saranno le chiacchiere semplici. Poi, la parte più grossa la divido in due parti uguali, quindi impasto, col mattarello bisogna stendere sottilmente la pasta. La pasta è ben stesa, molto sottile e trasparente. Possiamo cominciare a preparare la farcia. Guardate che bella, pure bella tenace, elastica, tiene il mattarello. Prendiamo la nostra nocciolata, noi finiamo un barattolo già aperto ovviamente, prendo cucchiaino e comincio a mettere cucchiaiate di nocciolata, nutella, marmellata, insomma tutto quello che avete di buono in casa a una certa distanza l'uno dall'altro. Prendiamo l'altro lembo di pasta e posizioniamolo sopra e pressiamo come fossero dei ravioli tra una frappa e l'altra. Schiaccio bene, 1, 2, 3, in modo che in frittura non si lascino. Mettiamo da parte, prendiamo una forchetta e saldiamo così i margini. Tagliamo dritti, sono sclero, Già quell'angolino che è mancato. Brava, bravo, mi sta dando ansia. Questa è come le faceva la tua nonna? No, questa è come le faccio io. La mia nonna non ricordo che le facesse, ti stupirò. Le faceva la mia mamma, ma faceva il tipo semplice, non ripieno, quello che faremo tra un pochino. Quelle con la rotella. Ora Gabriele sta immaginando una frappa con le rotelle. Invece intendevo la rotella per la pizza. Ma no, l'avevo capito, E la tua nonna come le faceva? La mia nonna la comprava al panificio. Ecco, che storia triste. E adesso stendo e farcisco nella stessa medesima maniera anche quelli alla marmellata. Col panetto che è rimasto e le rimanenze del taglio delle altre chiacchiere,
impasto un nuovo panetto e lo stendo col mattarello. Prendiamo la rotella e cominciamo a tagliare le fantastiche frappe, frittelle, poi come si chiamano anche? Bugie, chiacchiere. Mi raccomando, in mezzo un buco, un taglio, così che l'olio le possa far muovere ben bene. Voilà, anche queste sono pronte. Adesso in un pentolino a sponde alte metto l'olio. Io friggo con olio di girasole, voi se preferite friggete con olio extravergine di oliva, a me non piace. Metto l'olio e lo faccio andare. Nel frattempo, mentre l'olio va, preparo anche lo zucchero in cui buttare le mie chiacchiere una volta tirate via dall'olio. Potete aggiungere anche la cannella se vi piace, io non la metterò perché Enzo non la gradisce particolarmente. E poi preparo per sgocciolarle un piatto con sopra dei tovaglioni di carta. Bene, andiamo a friggere. Dovrebbe essere friggitariello. Mettiamo dentro, vediamo un po'. Ok, eccola, eccola, sta venendo su la nostra frappetta. Bene, sono dorate, tiriamole fuori, tiriamole fuori. Buonissime. Che belline. Le mettiamo prima un attimo su carta assorbente o su tovaglioli di carta. Le rigiriamo, no, in bocca no. E poi, zac, le tuffiamo. No! Le tuffiamo nello zucchero senza ustionarci, le rigiriamo per bene e le lasciamo a raffreddare qui nello zucchero. Adesso una alla marmellata, voilà, ne faccio una alla marmellata e una semplice. Bene, ripetete così per tutto il tempo, finché tutte le vostre chiacchiere frappe, come vi pare, non saranno pronte. E dopo assaggiatele e pensateci tanto tanto bene. Bene, ci vediamo dopo. Ed eccole le nostre frappe tutte pronte. Allora, ci sono quelle alla Nutella, quelle alla marmellata e quelle semplici. Queste sono molto molto buone, molto friabili. Quelle alla Nutella, ragazzi, apriamo? Sono spaziali. Se è la marmellata, che succede? Vabbè, ci sacrificheremo, ma no. Lo sapevo! Io non sbaglio, guardate qua cos'è. Deliziose. Tieni, marito. Bene, grazie. E quindi? Prova assaggio. Alla vostra, buon carnevale! Ciao, carnevale, ogni scherzo vale, che si offende un maiale! Ciao! Ciao! Ragazzi miei, queste chiacchiere non sono solo chiacchiere, non rimangono parole in aria, ma vengono mangiate voracemente, vero caro? Voracemente, velocemente. Qualcuno ne sa qualcosa? Qual è la tua preferita? La chiacchiera alla fragola? Ma ti dirò. La chiacchiera alla Nutella o la chiacchiera semplice? Quella semplice. Quella semplice. Ma come? Mi hai fatto, sì, fare valanghe di, no, chiacchiere alla Nutella. Sono buonissime tutte e tre. Anzi, però, la crema di nocciole, però diciamo che quella semplice è quella più classica, mi piace di più. Se ne mangiano di più di quelle semplici. Invece quelle ripiene, una, massimo due, e avete fatto la giornata. Beh, sono buonissime anche da portare, che ne so, martedì andrete ad una festa, portate le chiacchiere ripiene. Portatele. Perché fungo, tutti porteranno quelle normali, quelle ripiene. Quelle del panificio. Quelle di tua nonna, quelle del panificio. Quelle del panificio. Le chiacchiere tristi del panificio. Che no, sono buone. Sono buone, no, però sono piene di schifezze. Noi le facciamo a casa con ingredienti controllati e buonissimi. Mi raccomando, se le volete scrocchierelle, no lievito. Se le volete morbidose, cioè morbidose, un po' più morbide, senza che ci sia
Cosa vuoi dire? Anche per nonni, diciamo così. Allora, allora possiamo farle con un cucchiaino di lievito. Basta, andate a festeggiare, divertitevi, fate caos, confusione. E noi invece ci vediamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao, ciao, ciao.